Buongiorno carosi di Betty, oggi ricettina facilissima, visto che sono sempre raffreddata ho pensato di fare un elisir di salute. Quindi è facilissimo da preparare, è una tisana davvero comoda, ma la possiamo anche preparare anticipatamente, metterla poi in freezer, adesso vi mostro come, così ogni mattina andiamo a prendere un pezzettino e la andiamo a sciogliere nella nostra acqua calda. E abbiamo ogni mattina la tisana pronta, anti-influenzale. Ma andiamo a vedere subito come realizzare. Per andarlo a realizzare molto semplicemente avremo bisogno di quindi andiamo subito a vedere come fare. Per prima cosa ovviamente mi vado a pulire le mie carote, dopodiché mi vado a pulire lo zenzero, anche con il pelapatate. Ecco fatto, dopodiché andiamo a pelare anche i nostri limoni. Andate ad eliminare il più bianco possibile dal limone, ok? Andiamo a prendere un bel frullatore, bello potente, e andiamo ad inserire a pezzetti le nostre verdure. Ovviamente eliminate gli ossicina dal limone, ok? Andiamo a pulare il succhetto qua. Andiamo a pulirci pure le nostre carote. E infine anche lo zenzero, che più sottile fate lo zenzero meglio è, così aiuterete la macchina a macinare meglio, ok? Ora io ho il mambo che è potente, ma anche se non avete il mambo potete fare con l'altro. Ecco qua, infine andiamo a mettere una macinata di pepe nero. Infine quello che dobbiamo andare a fare è andare a prendere food processor potente o un frullatore a caraffa, quindi un frullatore potente potente potente. Vado ad accenderlo, vado ad inserire la mia caraffa, il pepe lo abbiamo messo, ok, questo è il mambo, adesso è uscito il modello nuovo che è meraviglioso. Vado a vedere con me, aspettate che faccio pure la ripresa dall'alto. Quindi andiamo ad aprire, andiamo a mettere, ad abbassare tutto verso il fondo in questo modo e andiamo ad aggiungere un bicchiere d'acqua che sono all'incirca 200 ml. Quindi lasciate frullare ancora a velocità turbo per 20-30 secondi, dipende tanto dal robot che avete in casa, ok? Oh, voilà, fatto! Raga, mi sono scordata una cosa, il miele! Quindi vado a mettere anche 40 grammi di miele. Avete una versione vegana, mettete lo sciroppo d'agave. Ok, fatto questo, facciamoci fare un altro giro, Carusi. A questo punto è davvero pronto lo sciauro di zenzero, Carusi. Quindi andiamo a pulire tutto. Vado ad eliminare il mio mambo, che non mi serve più. Lo andiamo a versare in un contenitore per ghiaccioli da freezer, ok? Meglio se questo con le cose in silicone, altrimenti vi basterà bagnarlo e basta. Sbattiamo e andiamo a riporre in congelatore. A dopo. Adesso andiamo a riscaldare l'acqua. Questo bollitore è anche della Cecotec ed è un 3000 watt di potenza, che è velocissimo, velocissimo, in 10 secondi avete l'acqua calda.
andiamo a mettere il tappeto, basta prendere e togliere e abbassare. Inoltre ha una base a 360 gradi, potete girare come volete per prenderlo da ambo i lati. Accendiamo, quando finisce di bollire si spegne da solo. Ecco qua, pronto. Mi vado a versare la mia acquetta. E voilà. In questo modo ogni mattina avrete il vostro elisir di salute pronto per essere bevuto. Vi basterà prendere un cubetto di ghiaccio dal congelatore, metterlo nel bicchiere e avrete questo pronto. Io assaggio. Bevete ancora tiepido. Se vi sembra poco dolce potete aggiungere ancora 20 grammi di miele in più. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta. Io vi mando alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore. Ciao Rosy Baby!